cosa ha scritto, quello che dice nel peccato. Libro di poesia. Dopo che tu vuoi con le pagine. Sesso. Sarebbe bello fare qualcosa di tipo. Queste qui sono, insomma, sono belle, belle perché sono vistose lo stesso, però molto raffinate. Sì, vero? No, no, infatti. Dopo sentiamo un poeta, uno scrittore del nostro territorio e presentiamo la sua pubblicazione. Devo dire che questa sera c'è un gradito ritorno perché Elisabetta Zanchetta è già stata presente qui da noi nelle edizioni precedenti di questa rassegna, però abbiamo il piacere di averla di nuovo qui con la sua nuova produzione, la sua ultima produzione, che verrà commentata naturalmente da Aurora Gardin, presidente di Autori Polesani, ma in modo particolare anche da Roberta Fava, oltre ad essere lei stessa una poetessa. Devo dire che Elisabetta Zanchetta usa molto la parola, nel senso che lei non è soltanto una poetessa, come potremo ben capire questa sera, ma è anche una giornalista. Quindi lei usa la parola non soltanto per raccontare la parola. All'interno dell'uomo, della mente umana, che si conosce e non si conosce. Infatti sa che è, ma non sa cos'è. E così la gomitolata in condizione fetale, riandiamo alle origini e consideriamo che l'essere umano è stato creato a un tale livello di dignità della natura che non c'è alcun aspetto della creazione sia visibile e leggibile che non si possa ritrovare. Forse c'è un ricordo di qualche suo amico presidente francese, o è l'armonia francese che praticamente io ho sentito di tutte queste opere o raccolte. E l'ultimo sforzo è lo scrivere di una donna, di una persona che ha superato lacrime, ha superato angosce, ha superato malinconie, anche se un filo di malinconia per me lega tutti questi suoi libri. E chi scrive è un'anima che ormai, dopo aver superato le ferite della vita, pensiamo al primo libro che ci riporta senz'altro alle sofferenze di un amore, di amori che sono trascorsi, di amori che chi non ha avuto un amore dimenticato, l'anco. Quel che resta delle fate, vuoto lamento, di corde morbidamente assorte sulle note dell'ultimo giro di vento. Sola la talena attende le dita del futuro, calde e monoliche, aggrappate al suo corpo allo zinito dei ricordi. Ma nulla accade, tutto resta immobile, senza un'altra storia da raccontare tra le righe del grande tempo. Ecco, diario, sono.